Va ora in onda. Parliamo di musica, antologia personale di varietà, novità, interpreti e umanità varia a cura di Alberto Battisti. Care amiche, cari amici, ben trovati per la nostra puntata mensile di Parliamo di musica con Giovanni Mori che ci segue fedelmente in cabina di regia con la consueta sagacia. E oggi vogliamo intrattenere un dialogo. Di solito sono abituato ai miei monologhi e vi ho abituato purtroppo a sentire questa voce per un'ora di trasmissione. Invece oggi condividerò il microfono, è il caso di dirlo perché ne abbiamo uno panoramico in due, tra l'altro, con un caro amico innanzitutto, un musicista insigne, un personaggio, ecco, perché non è soltanto un ottimo pianista, ma è proprio un personaggio dalle caratteristiche squisite e rare. Per esempio è uno straordinario cuoco, ma questo lo posso sapere solo io che ho provato questa sua abilità nel concreto del suo desco. E voglio tenervi, come sentite, noi in una suspense di attesa perché ancora il nome non l'ho pronunciato. Si tratta di Sandro Ivo Bartoli e i fedeli ascoltatori di Rete Toscana Classica sanno che è un pianista che ricorre nella nostra programmazione perché ha una notevole, importante discografia con sé che comincia addirittura con delle registrazioni della ASV, una casa discografica ormai scomparsa da tempo, ma che all'epoca insomma rivelarono composizioni di Gianfrancesco Malipiero e di Alfredo Casella quando questi due autori erano pochissimo frequentati. Oggi grazie a Dio c'è una riscoperta anche nei confronti di questi due musicisti tutt'altro che trascurabili, anzi che direi spiccano nel panorama della cosiddetta generazione dell'80 italiana. E quelle registrazioni già possedute dal sottoscritto a quell'epoca quando vennero pubblicate, quindi sono un bartoliano della prima ora si potrebbe dire, rivelarono che c'era dietro uno spessore interpretativo. Tra l'altro Bartoli è toscano, non solo è toscano, è toscanaccio, proprio toscanaccio, sta a Vecchiano, in provincia di Pisa, e come si suol dire nessuno è perfetto nemmeno il Bartoli, ma la comune passione per la buona cucina, la comune passione per la grande musica e la sua straordinaria padronanza della tastiera, perché oltre ad essere un musicista acuto, colto e capace di guardare a repertori inconsueti ma di rivelarne soprattutto lo spessore, Sandro Ivo Bartoli, vedrete, è un personaggio che merita di essere conosciuto anche umanamente per una certa impresa di cui parleremo tra poco e per questa indubbia qualità di interprete, ripeto, accompagnata da una padronanza della tecnica pianistica invidiabile, e mi fermo qui. È intanto invidiabile che gli permette, ed è questo il motivo fondamentalmente che mi ha fatto oggi invitare qui il caro amico Sandro Ivo, di registrare e di pubblicare nell'uscita del prossimo numero di maggio di Amadeus la prima sonata per pianoforte di Sergei Rachmaninoff. Perché questo è un evento? Ce ne sono di registrazioni, e come, ce ne sono importantissime anche. Però sono pochi i pianisti che si sono presi cura di questa sonata, mentre sono tantissimi quelli che hanno, bene o male, cucinato la seconda sonata di Rachmaninoff, penso, diciamo, un cavallo di battaglia, soprattutto di quei pianisti da competizione, no? I pianisti che corrono nei concorsi come cavalli nelle corse, per usare un'espressione bartocchiana. La prima sonata, opera 28 in re minore, invece, che è un bel del filo da torcere, molto filo da torcere, è insomma una certa impresa per arrivarne a capo. Sandro, cosa c'ha questa sonata di speciale, al di là della lunga e complicata elaborazione che ha subito dall'autore?
Beh, anzitutto buonasera a tutti, grazie Alberto per l'invito e per la totalmente immeritata presentazione. Io non sono nemmeno la metà di quello che ha detto Alberto, ma insomma, per rispondere alla domanda su Rachmaninoff, la domanda penso sia semplice. Questa è una sonata per pianoforte che invece è una sinfonia mancata. Lui era partito per scrivere una sinfonia, che poi invece ridusse in questa parte per pianoforte, ovviamente dal carattere molto orchestrale anziché pianistico. Sì, è curioso perché entrambi i pezzi di cui parleremo oggi, l'altro, diciamolo subito, è celeberrimo, tanto è poco frequentata in sala da concerto e anche nella discografia tutto sommato. La prima sonata per pianoforte, tanto è abusato, si potrebbe addirittura dire, il secondo concerto, sì. L'opera 18 per pianoforte e orchestra. Ed entrambi i pezzi si accomunano proprio per questa prossimità a lavori sinfonici. Alle aspirazioni di Rachmaninoff, che tutti conoscono come straordinario pianista, formidabile compositore per pianoforte, ma il cui cuore batteva in realtà per l'orchestra, per raggiungere una fama, diciamo, di erede di Tchaikovsky fondamentalmente sul piano sinfonico, e che vive una drammatica forma di depressione e di delusione dopo l'esperienza della prima sinfonia. L'incontro col pubblico tra il Rachmaninoff aspirante sinfonista in questa prima composizione fu un incontro deludente, il pubblico non gradì affatto, la critica fu severissima e la frustrazione fu enorme. E da quella frustrazione nacquero anche tutte le lunghe vicissitudini che portarono alla composizione del secondo concerto per pianoforte, con tutti, come dire, le paure, le titubanze, i ritardi, no? Se non vado errato, vado un po' a memoria della composizione. Come qui invece questa seconda sinfonia che doveva nascere, poi alla fine trova la via anche del pianoforte per... come un refugio peccatore, si potrebbe quasi dire. Ma assolutamente. Poi, guarda, la scrisse, è una delle tre composizioni di Dresda. E gli appassionati di Rachmaninoff forse se le sanno. Lui si rifugiò appunto con la famiglia, la giovane famiglia, in Germania, a Dresda, per trovare la pace e, diciamo, l'ispirazione per continuare a scrivere. E scrisse L'Isola dei Morti, questa sonata, insomma, non è cosa da poco. La versione primitiva era ancora... Ricordo ai nostri ascoltatori che L'Isola dei Morti è un poema sinfonico celeberrimo, ispirato all'altro tanto celebre quadro di Arnold Böcklin, quindi è una delle pagine sinfoniche più rappresentative, anche direi, dell'abilità di Rachmaninoff, orchestratore e sinfonista. Voleva scrivere una sinfonia Faust. No. Questa era davvero una bella aspirazione. Poi pare che cambiò idea, insomma, però c'è chi, e io sono fra loro, individua nei tre movimenti di questa sonata piuttosto importante le tre figure del dramma di Goethe, e quindi nel primo movimento il dottor Faust, nel secondo la... noi si chiama Margherita, ma Gretchen, la Gretina, e nel terzo ovviamente Mefistofele. Beh, non avete bisogno del Bartoli per immaginare la profusione di artificio tecnico che un mostro del pianoforte come era Rachmaninoff. Qui seguiva Liszt, quindi l'idea della Faust Sinfonie più o meno, per tre movimenti, sì. Ognuno dei quali è destinato alle tre figure emblematiche, sì. Il dottor Faust, Margherita. E allora io a questo punto, dopo che abbiamo parlato così tanto, soprattutto io, ahimè, e i nostri ascoltatori aspetteranno certamente l'incontro con la prima sonata di Rachmaninoff, e direi di partire proprio col primo movimento, dandovi, sia ben chiaro, in questo caso un'anteprima assoluta, perché... E la registrazione entrerà in commercio, diciamo così, distribuita col numero di maggio di Amadeus, la rivista Amadeus, e quindi noi abbiamo avuto, grazie al beneplacito dell'editore, che ringraziamo pubblicamente, e naturalmente dell'esecutore, il caro amico Sandro Ivo, l'anteprima della quale ci facciamo belli, non c'è nulla da fare. Quindi ecco a voi il primo movimento allegro moderato della prima sonata di Sergei Rachmaninoff.
Era il primo movimento allegro moderato della prima sonata opera 28 di non così frequente esecuzione, diciamo, non diciamo rara, ma non frequente esecuzione, che qui invece Sandro Ivo Bartoli ha registrato, e Sandro Ivo Bartoli è il nostro graditissimo ospite in studio oggi per discutere appunto di questa uscita col numero di Amadeus di maggio dedicata alla prima sonata di Rachmaninoff e al secondo concerto per pianoforte e orchestra, pagina celeberrima, che è stato registrato a Lucca l'estate scorsa, se non vado errato, quindi nell'estate del 2023, con l'orchestra dell'Istituto Boccherini di Lucca, oggi però si chiama Conservatorio, se non vado, là dove io mi sono diplomato in pianoforte, tra l'altro, proprio all'Istituto Boccherini, sì. Anche se sotto la guida del mio insegnante del Conservatorio di Firenze, che era Lucia Passaglia, e tu ben conoscevi, è stata anche tua insegnante. E quindi diretta da Giampaolo Mazzoli, che è il direttore del Conservatorio Boccherini. L'orchestra è formata sia dagli studenti del Conservatorio stesso, ma anche naturalmente dai docenti, alcuni dei quali sono davvero di una insigne qualità. Penso al primo violino dell'orchestra, che è titolare da tanti anni ormai della cattedra di violino al Boccherini di Lucca, che è il concittadino Alberto Bologni, concittadino in quanto pratese, ma è il primo dei secondi violini, penso che tu lo debba conoscere, no? In qualche modo la conosco molto bene, okay. Perché è mia moglie, la violinista canadese Debra Fast, quindi. Debra Fast è il primo dei secondi violini di questa orchestra, che come sentirete è di ragguardevole qualità. Il concerto che impegno richiede al pianista? Qual è la montagna da scalare? È così impervia o è in qualche modo accessibile questa pagina così famosa, così amata, giustamente anche, ma anche con un passato che ha subito critiche acerbe da una critica che tendeva fatalmente a disprezzare l'eccesso sentimentale di Rachmaninoff e il fatto che piacesse troppo al pubblico, un po' come è successo a Puccini, no? Esattamente la stessa vicenda. Come al solito mi hai anticipato, avrei tirato io la linea fra Rachmaninoff e Puccini. Beh, guarda, io credo che per un pianista odierno la qualità più importante per mettersi a studiare e presentare al pubblico il secondo concerto di Rachmaninoff sia l'incoscienza. Ma c'è poco da ridere, perché se uno pensa a chi c'è passato prima di lui o di lei, non può che provare una sensazione di paralisi. Guarda, ti racconto un aneddoto che credo possa interessare ai nostri amici ascoltatori. Come sai, io ho passato molti anni della mia vita in Inghilterra, dove nei primi 4-5 anni ebbi la straordinaria fortuna di essere preso sotto l'ala protettrice di Shura Cherkassky. Shura Cherkassky è uno dei più grandi pianisti e più grandi virtuosi, tra l'altro, del secolo scorso, un vero grande, forse uno degli ultimissimi eredi della tradizione dei virtuosi dell'Ottocento, il quale aveva più riprese suonato per Rachmaninoff, eccetera eccetera. Mi ricordo un anno, forse era il 93, ma non ne sono così sicuro, in cui ricevette lui diversi inviti a fare questo concerto e li rifiutò tutti dicendomi no, l'ho fatto troppe volte, ora io voglio fare solo il terzo e la rapsodia sopra un tema di Paganini, il secondo fallo tu. Io avevo 22-23 anni, ci pensavo nemmeno a fare il secondo, però sai, ormai aveva piantato il seme della discordia nella mia mente. E 15-20 anni dopo ho affrontato questo concerto, suonandolo nei posti più impensabili, no? Molto fuori mano, insomma, per non espormi troppo. E l'anno scorso poi, nell'occasione del... Mi ricordo che anche nel 22 ti era però capitata un'altra occasione per questo concerto. Ma sì, l'ho suonato a un festival di Tagliacozzo, l'ho suonato in Romania, l'ho suonato diverse volte. D'altra parte c'è una cosa che oggi non si rammenta mai, ma invece è importante. Il musicista, cioè colui che suona, al pari di ogni altro individuo professionista, ha bisogno di pagare i bolletti, cioè deve guadagnare un po' di soldi. E sai, con un concerto di Rachmaninoff è così popolare per cui capita di suonarlo decine se non centinaia di volte.
Io ho in repertorio, forse lo sai, il quarto concerto di Anton Rubinstein, che sono riuscito a suonare una volta sola. Sì, che invece in Inghilterra aveva una fama duratura, c'è stata, perché è stato anche tante le realizzazioni discografiche di questo quarto concerto, ma nel resto d'Europa pochissimo l'ho eseguito, oggi direi scomparso dal repertorio, ma invece è un concerto di notevolissima caratura. Ma assolutamente, come tutti quelli di Rubinstein, credo. La ragione per cui era popolare in Inghilterra era Cherkasky, perché Anton Rubinstein ebbe un solo allievo, che era Josef Hoffmann, che fu il maestro di Cherkasky, e quindi siccome io poi lavorai con Cherkasky, era ovvio che avrei voluto cimentarmi nel concerto del bis nonno, insomma, no? Che è una meraviglia, lo adoro, però non capita spesso di poterlo fare. Beh, vediamo prima o poi di farlo conoscere al pubblico italiano. Il pubblico di Rete Toscana Classica qualche volta l'ho potuto ascoltare, perché ne abbiamo, diciamo, diverse interpretazioni di questo concerto nel nostro ormai vastissimo archivio. Ma certamente non è qui fra i pezzi che subito viene richiamato, diciamo, all'attenzione del pubblico. E va detto anche che la banalità della programmazione musicale in Italia è tornare sempre sugli stessi pezzi, tornare sempre sul medesimo repertorio, senza guardare mai ad aprire un po' gli orizzonti, a osservare paesaggi un po' diversi, paesaggi sonori un po' diversi, è abbastanza deprimente. Se non si invita alla curiosità il pubblico a sviluppare un sentimento, una sensazione di curiosità, la musica alla fine deperisce, ma deperisce sul serio, perché girando intorno ai grandi capolavori sempre continuamente ricucinati con spezie, salse, allungamenti, brodi diversi, ma poi quelli rimangono, si rischia davvero poi una forma di anoressia, ecco, alla fine. Ma anzitutto mi sembra che voi facciate un egregissimo lavoro per combattere questa tendenza, però c'è un altro fatto, cioè, se da una parte bisogna vendere i biglietti, cioè, è ovvio che un ascoltatore vada a teatro anche per ascoltare quello che già conosce. Io non vedo però perché non si possa fare un po' per uno. È una vexata questione. Io dico sempre che se si continua appunto a invitare a teatro il pubblico a riconoscere i pezzi e non a conoscere i pezzi, arriverà un momento in cui ci sarà per forza questa forma di stasi, insomma, di blocco, perché non si potrà continuare a mangiare sempre lo stesso menù. No, per certi versi questa stasi va affiancato con nuovi inviti, con nuove, esatto. Cioè, il repertorio va mantenuto e va riproposto anche per le nuove generazioni che magari non hanno mai sentito quel famoso concerto o quella famosa sinfonia o quel famoso quartetto. Va benissimo, ma mantenendo questo si può comunque dare spazio all'invito all'ascolto di nuove, insomma in realtà di antiche, perché la nostra musicificazione della musica è un altro dei grandi problemi di questa nazione, sempre più tendente appunto alla questa pietrificazione del repertorio. Beh, ma siamo qui per parlare dei problemi gravi ormai e cronici della musica nazionale, ma per parlare di questo concerto che ora a questo punto offriamo all'ascolto nel primo movimento, direi. Va bene, Sandrino? Quindi ricordo a tutti questo moderato celeberrimo che comincia con questi accordi del pianoforte, questo scampanio del pianoforte, come se arrivassero delle lugubri campane da chissà quale luogo dello spirito e dell'anima, e che innescano uno dei temi indimenticabili. Su questo davvero era parente di Tchaikovsky, figlio elettivo si potrebbe dire, perché la capacità di inventare una melodia che non ti dimentichi più e poi ti porti dietro per tutta la vita, Rachmaninoff ce l'aveva, e come, assieme a Puccini. Esatto, bravo, ecco, siamo nell'anno pucciniano e questo ancora una volta li accoppia, li associa, è proprio per questa clamorosa invidia poi che la critica e il contesto dell'intelligenza, diciamo così, più con problemi di stipsi, direi,
ha avuto poi per decenni e decenni e decenni, si è portato dietro accanendosi letteralmente contro chi aveva invece riacceso felicemente il rapporto fra la musica del loro tempo, diciamo del tempo attuale, e il pubblico, mentre altri hanno fatto di tutto per, come ho detto in un'occasione recente, gettare il napalm sulle sale da concerto. Va bene, alla fine mi accuseranno di essere un pericoloso conservatore. No, io credo che invece la musica sia fatta per essere ascoltata, ecco, e quindi credo fermamente che senza stabilire un rapporto fecondo col pubblico, fatalmente si chiudono i circuiti. Ma c'è una considerazione che io rammento spesso, e probabilmente mi perdonerete, alla palissiana, ma anche la musica c'ha la Santissima Trinità, ci vuole chi la scrive, ci vuole chi la suona, ma soprattutto ci vuole chi l'ascolta. È il triangolo di Britten questo, lo disse Britten nel discorso di Aspen, che la musica è un triangolo, compositore, un lato, interprete il secondo lato, ma se manca il terzo lato si ferma lì, non serve a nulla, non corre più l'energia, e il terzo lato è il pubblico, e il pubblico deve dire la sua. Certo. Anche se no si ferma davvero tutto. Credo che oggi ci siamo resi conto anche dei danni che sono stati fatti, e quindi viva Rachmaninoff, che ha mantenuto il rapporto col pubblico sempre. Certo. Perché è uno degli intramontabili amori del pubblico. Primo movimento del concerto, opera 18, il secondo concerto di Rachmaninoff in do minore, e Sandro Ivo Bartolini è l'interprete, il nostro gradito, prezioso ospite di oggi, e l'orchestra del Conservatorio Boccherini di Lucca, diretta da Giampaolo Mazzoli.
In anteprima, sulla prossima uscita del numero di maggio di Amadeus, vi abbiamo potuto fornire, come un vero e proprio piccolo cadeau, mi sia concesso, il primo movimento del concerto di Rachmaninoff nell'interpretazione di Sandro Ivo Bartoli, il nostro conterraneo, che viene dalla gloriosa Vecchiano, e dal conservatorio, l'orchestra del conservatorio Boccherini di Lucca, diretta a Giampaolo Mazzoli, una appunto imminente uscita su Amadeus. Ma c'è un'altra novità di cui vorremmo parlare, anche questa di uscita imminente, non possiamo ancora dire esattamente in quale mese dei prossimi questa cosa avverrà, ma ha una storia e cerco di farla breve, perché sennò suscito troppa curiosità senza arrivare al dunque. Tutti sappiamo che ci hanno rinchiuso per un bel po' di tempo durante la pandemia, cosa inevitabile del resto, però insomma i problemi sono stati tanti, tanto gravi, i lutti gravissimi, e c'era anche, come dire, la necessità di impiegare quel tempo sospeso, e Sandro Ivo Bartoli ha trovato un modo molto intelligente, molto proficuo di impiegare quel tempo di reclusione. Ha messo ogni giorno, implacabilmente, senza mai perdere l'appuntamento, su YouTube e sui social network, mi pare anche, no? Ogni giorno che Dio mandava in terra, una sonata di Domenico Scarlatti per 555 giorni. Un integrale su YouTube giorno per giorno. Davvero, lasciatemelo dire, un regalo a questo punto a tutta l'umanità, perché ogni giorno nella situazione in cui tutta l'umanità si è trovata, da una casa di Vecchiano in provincia di Pisa arrivava una sonata di Domenico Scarlatti con un'introduzione affettuosa fatta da Sandro Ivo Bartoli. Questo ha, devo dire, provocato un interesse globale sulla figura di Sandro Ivo Bartoli, su questo curioso personaggio avventuroso e audace che ogni giorno suonava implacabilmente a memoria una sonata di Domenico Scarlatti. Perché dico? Perché il video non perdona, si vede che sta suonando a memoria, non è uno scherzo. E questo lavoro non è stato, come dire, invano, non è soltanto stato il riempitivo generoso e ardito di un periodo, diciamo un periodo strano, per limitarci a un aggettivo, della vicende umane di questo inizio di secolo. È stato qualcosa di più, perché è finito per diventare una monografia. Non soltanto il prezioso patrimonio di queste registrazioni tuttora disponibili su YouTube, che vi invito ad ascoltare perché vale davvero la pena, ma le riflessioni intorno alla figura misteriosa per tanti aspetti, certamente contraddittoria per tanti altri, di questo musicista, Domenico Scarlatti, sul quale non manca certo la letteratura. Ci sono dei testi classici come quello di Kirkpatrick, come quelli, perché ci è tornato a più riprese, di Roberto Pagano, come quello di Malcolm Boyd e altri che non sto a citare, ma soprattutto l'ultimo, diciamo, vero e proprio gioiello, relativo però più tecnicamente ai problemi dell'esecuzione, della prassi esecutiva, dello stile di Domenico Scarlatti, che è davvero un preziosissimo contributo, insuperabile per il momento almeno, di quello che ha oggi sul clavicembalo il massimo interprete della fantasia scarlattiana, cioè Enrico Baiano. Insomma, l'editore Zecchini presto darà alle stampe questo volume di Sandro Ivo Bartoli sulla vita e sull'opera di Domenico Scarlatti. Io sono stato uno dei, credo, pochissimi privilegiati a mettere il naso in questa avventura, che non è un'avventura, si badi bene, musicologica, fortunatamente, perché sennò sarebbe illeggibile. In quanto la musicologia purtroppo non va d'accordo, sembra, almeno i dati, i frutti ne parlano chiaro, con il piacere della lettura, con quella, come dire,
naturalezza, spontaneità, affettività della scrittura, ma si chiude in questo gergo fatalmente accademico che diventa respingente per il lettore comune, mentre invece è il libro che ha scritto Sandro Ivo Bartoli è tutto il contrario, non è respingente ma è invitante perché è scritto innanzitutto in una lingua toscana, non c'è nulla da fare, questo è un bellissimo toscano di altri tempi, è un toscano un po' alla Fucini se vogliamo, un toscano di chi questa viva lingua antica, bella e piena di sapori, di speziature, di piccanti espressioni, la sa far vivere perché la pratica quotidianamente in quel senso, con questa specie di culto della conservazione, che non è una conservazione museale, ma una conservazione vivace, intellettualmente vivace. E vi assicuro, il divertimento di leggere La vita e le avventure e i miracoli soprattutto del Cavaliere di San Giacomo Domingo e Scarlatte, Domenico Scarlatti, figlio di cotanto padre, è davvero uno spasso, ma è uno spasso pieno di scienza, stiamo bene attenti, non sottovalutiamo il lavoro di Sandro Ivo Bartoli come un divertissement di un pianista che si mette a scrivere un libro divertente. È divertente certamente, ma è pieno di scienza perché innanzitutto c'è una conoscenza direi estesa e completa, non è possibile perché non è possibile a nessuno, però molto molto ampia di tutta la bibliografia scarlattiana. C'è una conoscenza diretta, che questo è un grande privilegio, perché se le sonate tutte le 555 sonate, ma non parla solo di quelle, parla anche dei meravigliosi capolavori di musica sacra, parla con dovizia di particolari anche degli sconosciuti lavori destinati al teatro di Domenico Scarlatti, le cantate da camera e altro. Quindi il catalogo scarlattiano è perlustrato in lungo e in largo in tutti i generi e personalmente mi ha dato una grande soddisfazione, perché su questo io e Sandro Ivo Bartoli condividiamo l'amore per questo figlio del diavolo, quest'uomo che era vestito di nero come se lo descrivono, quest'uomo appartato, silenzioso, quest'uomo che non ha mai voluto mostrarsi sul palcoscenico, diciamo così, il gran teatro del mondo, è sempre stato pronto a sgattaiolare nelle quinte e per questo ci resta difficile, dico male Sandro, raggiungerlo, no? Coglierlo, trovarlo, e la ricerca che lui fa è proprio di andare alla cercare di capire chi era questo signore che ha scritto queste meraviglie. È più facile a dirsi che a farsi, poi anche perché insomma sono un musicista prestato alla penna in questa occasione, grazie a Zecchini che pubblicherà non so quanto imminentemente, perché ci sono sempre delle cose, che comunque il libro uscirà nella collana Compositori e quindi sì, c'è un po' una panoramica dell'uomo, ma vedi, facendo le sonate poi io entrai in contatto con Baiano, siamo diventati molti amici, mi ha insegnato anche tante cose. E devo dire, la parte che tu riporti di questo carteggio con Baiano è semplicemente commovente. Grazie. E dice la grandezza sia del mittente che del destinatario. Però fu chiaro quanto fosse difficile avvicinarsi a questa figura con certezza, cioè tu leggi tre biografie e su certi dati fondamentali leggi tre cose completamente diverse, quindi non credo di aver trovato la verità a nulla, però ecco, cercare di fare un po' di chiarezza sì, mi sembra sia il tempo. Vi faccio un esempio, c'è un punto del libro in cui, sempre lavorando di congetture perché non si può fare altrimenti, ci mancano le notizie, bisogna trovare la chiave, o meglio, il filo che porta da un evento noto a un altro evento noto. Nel mezzo c'è una specie di buco. Allora lui si diverte a fare queste congetture come una battaglia navale, mettendo le crocette, no? sulle navi colpite. E via via ci dice colpito e affondato. Cioè, quando trova questa strada, appunto, che secondo lui potrebbe stare in piedi, però dopo aver messo un punto ricomincia da capo e dice no, proviamo a fare un altro percorso, e anche questo potrebbe funzionare. Quindi
come una specie di Rashomon di Kurosawa, ci dà le diverse possibilità, e vi assicuro che il giochino è molto divertente e molto intelligente, soprattutto perché non prende sotto gamba nessuno dei problemi relativi a Domenico Scarlatti, e anzi in certi momenti, pur rispettando, dando a Cesare quel che è di Cesare, ai vari illustri biografi, qualche volta qualche canzonatura di certe anche posizioni, per esempio il famoso dogma, perché era diventato quasi un dogma, dell'accoppiamento delle sonate proposto da Kirkpatrick, che vedeva nell'impaginazione, diciamo così, le due grandi fonti manoscritte, che poi sono più o meno la stessa cosa, quella di Parma e quella di Venezia, della Marciana, la necessità, se non proprio l'obbligo, di accoppiare le sonate, di farne una, come dire, la gemella dell'altra, cosa che non sta in piedi da nessuna parte, salvo quelle sonate dove esplicitamente Scarlatti indica si passi subito a quella successiva, si attacchi subito a quella successiva, che sono tre o quattro, ecco, soltanto sulla base di questi tre o quattro esempi Kirkpatrick ne ha fatto un dogma che qualcuno ha seguito, e non è stato certamente una buona idea, direi, perché credo che non sia stata né una buona idea né una buona intuizione, anche perché nel frattempo è stato pubblicato uno studio da Celestino Genes Navarro, che ha scovato o quantomeno esaminato dei manoscritti che sono nell'archivio musicale della Cattedrale di Saragozza, dove questo ordine viene invertito, stravolto, insomma. Quindi, la verità non la sapremo mai. È una delle tante cose di Domenico destinate a rimanere così misteriose. Io non credo che le intendesse come coppie. Ci sono addirittura dei casi in cui l'accoppiamento danneggia una sonata o l'altra. Beh, certo, per e se forza. Pensiamo a che popò di animale randagio e teatrale fosse Domenico Scarlatti, tutta la sua musica olezza di colpi di teatro, di colpi di scena, ma figuriamoci se dopo un'infernale tarantella questo suggerisse un innocuo minuetto. Sì, appunto, non ci sta la grazietta d'un minuetto, capisci? Magari l'opposto. L'opposto potrebbe anche funzionare. Prima il minuetto e poi ti scatena la tarantella. Ce lo vedo. Prima l'aristocrazia e poi arriva il popolo. Certo. No, ma certo. non sta in piedi, in effetti. Però, insomma, riconoscendo a Kirkpatrick i suoi grandissimi meriti nella monografia, direi fondamentale per tanti aspetti, e a Pagano naturalmente i suoi altri meriti, a Boyd anche i suoi, ma questa visione anche trasversale che ne dà Sandro Livio Barto di tutti i problemi, alleggerendoli nella narrazione soprattutto, non facendone una questione di picca e ripicca musicologica che interessa ben pochi, ma facendone invece una vivace materia dell'enigma. Questi argomenti, questi soggetti, queste tesi e controtesi, antitesi, sono poste proprio come tanti elementi, tante tessere possibili di un mosaico della ricostruzione del profilo di quest'uomo che ha fatto di tutto per non lasciare tracce di sé, per nascondersi alla storia. Non vi dico altro, perché vale la pena di leggere il libro e vi assicuro che vi divertirete, anche perché sfacciatamente, lasciamelo dire Sandro, sfacciatamente il signor Sandro Ivo Bartoli si diverte mentre lo scrive, si diverte a usare questa lingua vivace, questa lingua biforcuta in certi momenti, perché siamo cattivi tutti noi toscani, non c'è nulla da fare, nessuno ci può redimere, e questo è l'elemento che poi rende il libro vivo, vivace, e che fa un bel servizio soprattutto a Domenico Scarlatti, che non merita altro che buoni servizi. Ripeto, poi c'è la conoscenza sul territorio, cioè il territorio è la tastiera, le sonate sono tutte metabolizzate e digerite, e vi trovate per ognuna delle 555 sonate una breve ma puntuale descrizione, in certi casi anche più ampia, naturalmente dipende dal tipo della sonata, dai problemi che ciascuna sonata può suscitare e sollevare, ma insomma è una bellissima guida all'ascolto di questa
giacimento infinito di bellezze. Anche soltanto questo, che poi è l'ultima parte del libro in realtà, prescindendo perfino dalla parte biografica, che è un romanzo a tutti gli effetti, varrebbe la pena di essere posseduto, essere preso in considerazione, perché agevola l'ascolto e offre quella rara opportunità, rara da trovare nei libri, dico, nei libri specialistici, di far venire voglia di ascoltarla la musica. In tanti libri si ottiene invece l'effetto contrario, che dopo, arrivati alla terza pagina, ti passa la voglia di ascoltarla la musica. E lo dico con cognizione di causa, perché io di questi libri praticamente ci vivo sommerso ogni giorno, è il mio lavoro, e non sempre è un lavoro semplice, un lavoro che dà grandi soddisfazioni, proprio per la pesantezza, per la anaffettività della scrittura, che purtroppo colpisce e appesantisce gran parte di queste pubblicazioni. A questo punto però bisognerebbe sentire un po' di Scarlatti. Velocemente abbiamo una selezione di 4 sonate e ce le godiamo una per una. Facci la guida per la prima, K29, se non sbaglio. Sì, il penultimo degli esercizi per clavicembalo. Pubblicati a Londra. Sì, dal Vise Scola. Non Rose Ingrave. No, Rose Ingrave fu liberato. Ah, ecco, uscì qualche mese dopo. È un pirata, è vero. Sì, la prima è al pirata. E questa K29 è il... L'ultima è la famosa, invece, la 30, è la famosa fuga del gatto. E col gatto non c'entra nulla. Col gatto non c'entra nulla, però ecco, questa K29 secondo me è rappresentativa delle marachelle che Scarlatti compiva alla tastiera, non si sa di quale strumento, il gravicembalo poteva dire tante cose, perché praticamente, cari amici, la si suona quasi tutta a mani crociate, è un labirinto tastieristico. Qui ci sono delle congetture di Sandro Ivo sulla come quali fosse la mano principale di Scarlatti, cioè era destro o sinistro? Qui però lasciamolo al libro la risposta della sua congettura, però questo incrocio che diventa poi quasi un marchio di fabbrica per tante sonate, questa avventura dell'incrociamento, no? delle mani, dell'incrocio, scusate, delle mani, che diventa così caratteristica, anche ingiustificata in certi casi, però poi sul piano dell'esecuzione, quando viene applicata seriamente e non evitata, perché si può anche evitare, no? Come dimostrano le illustri esecuzioni. Ma a rischio di sembrare pedante, vi assicuro, io non sono un pedante, però proprio laddove Domenico chiede l'incrocio di mani, che può facilissimamente essere evitato, cioè, c'è un motivo recondito, cioè sta nel fatto che dovendo saltabeccare sulla tastiera si perde tempo a incrociare le mani o a disincrociarle, e questo naturalmente cosa crea? Crea una piccola presa d'aria, quello che in musica si chiama un respiro fra una frase e l'altra. Quindi, al di là delle difficoltà tecniche, che in certi casi sono atroci, crea una sprezzatura. Sarà una sprezzatura. Una sprezzatura. Che dà. Direbbe il Castiglione, una sprezzatura. E che dà però al fraseggiare musica un senso diverso. Che Frescobaldi avrebbe detto non soggetto a battuta. Non soggetto a battuta, assolutamente. Che è il segreto di tutta la musica barocca. Come dice Baiano. Esattamente, perché il metronomo, per loro fortuna, non era ancora stato inventato. E quindi il senso del tempo era intimamente legato alla fantasia e soprattutto a quello che è il principio generatore di tutta l'arte barocca, dall'inizio del 600 fino alla morte di Bach e alla morte di Scarlatti nel 57 e alla morte di Handel nel 59. La libertà, perché questa è musica che ha come spirito innanzitutto la libertà, che fu la libertà del Bernini, la libertà di Caravaggio, la libertà di Borromini, la libertà di tutti i grandi artisti, e che in musica trovò il campo più florido, più fecondo, perché là la libertà veramente esplose nella fantasia, nel capriccio, nella bizzarria, e dette luogo a quello che noi sappiamo, di cui Scarlatti è uno dei grandi principi
uno dei grandi protagonisti, uno dei grandi benefattori dell'umanità. Sonata K29 e ora... Sandro Livio Bartoli ha suonato la sonata K29 di Domenico Scarlatti, ora tocca alla K119, sempre nel tono di Re maggiore, e te la propongo perché è un esempio della natura avventurosa ai limiti dell'incoscienza che Domenico mise in campo sul terreno dell'armonia. Verso la metà di questa sonata... Libertà, ancora una volta. Assolutamente, è la stessa libertà che rammenta Ferruccio Busoni, il nostro altro grande conterraneo nostro, del quale quest'anno ricorre il centenario della morte, in quel opuscolo che si apre una nuova estetica della musica. Lui predica la libertà proprio in tutti i sensi. Beh, in questa sonata Domenico Scarlatti scrive dei clusters, roba che diverrà di merce comune nel XX secolo. Sono accordi 5-6. Che per l'epoca era davvero sconvolgente. Accordi buttati lì come delle bombe, diciamo, sulla mano sinistra. Farbaccano. Sentiamo la sonata K119.
tappa di 119 con sempre per le mani di Sandro Bartoli, registrata in pandemia nella casa di Vecchiano. E ora tocca alla sonata. Tocca alla sonata K120. Voglio fare una piccola parentesi, se mi permetti, è quella di ringraziare Mirko Malacarne, che ieri notte di gran carriera mi ha rimasterizzato queste quattro sonate per poterle presentare alla radio. Gli hai dato un vestitino, diciamo così, un vestitino più decoroso. Ecco. E questa K120, scusate, nel tono in re minore, ve la faccio sentire perché quando registravo queste sonate mi ero fatto una lista di quelle che rimanevano in fondo per ordine di difficoltà, e questa qui c'era, io spesso faccio la notazione in inglese, worst of all, cioè la peggiore di tutte, che questa è veramente una foresta di incroci e salti da farsi il segno della croce. Una specie di gara olimpionica questa. Sì, sì, però una tarantella. Quindi naturalmente non poteva non essere che infernale, diabolica come le tarantelle. Sì, sì, questa è veramente diabolica. K120. Sonata K120, l'ultima sonata, e con questa ci congediamo dal nostro pubblico per questo incontro con Sandro Ivo Bartoli, nel nome, curiosamente lontanissimi, poi in realtà molto più vicini di quanto si possa pensare, e a voi di trovare i canali per avvicinarli. Uno di questi si chiama Sandro Ivo Bartoli, interprete di Rachmaninoff e interprete di Scarlatti, ma anche biografo di Scarlatti, come abbiamo scoperto oggi in un'anteprima delle anteprime, perché nessuno lo sa che sta per uscire questo libro, ma insomma valeva la pena di avvertirvi, di guardare bene tra le novità librarie nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché prima o poi troverete La vita del Cavaliere di San Giacomo, Domenico Scarlatti. Sonata K 208, ti ringrazio di cuore per questa bellissima ora passata insieme. L'ultima sonata di Scarlatti è un po' atipica, perché a tutt'oggi perdura l'impressione che questo grande maestro sia stato solo un confezionatore di brillanti miniature per tastiera, chiamiamole così. Non c'è nulla di più falso. Lui ha scritto della musica melodica e cantabile, nella mia modesta opinione, fra la più bella di sempre, e questa è la sonata in la maggiore K208. Dite che contende voi per bellezza qualsiasi suo contemporaneo. Direi proprio di sì. La possiamo veramente far combattere in un agone ideale con le più belle invenzioni melodiche di Handel o di Bach e di Vivaldi, ma insomma ho citato i due maggiori non a caso. Qui siamo veramente di fronte a una pagina di struggente, commovente bellezza, e ringrazio dal cuore l'amico
Sandro Ivo Bartoli per questa sua presenza oggi a Rete Toscana Classica, invitandovi all'acquisto di Amadeus il mese prossimo per il CD con la prima sonata di Rachmaninoff, il secondo concerto, e poi in futuro nelle librerie ad acquistare La vita del Cavaliere di San Giacomo, Domenico Scarlatti. E a questo punto non possiamo non congedarci dai nostri ascoltatori che con un vivi felice, che è il congedo di Scarlatti dall'introduzione ai suoi 30 esercizi per clavicembalo. A tutte voi e a tutti voi, cari amici e care amiche, un saluto da Alberto Battisti e da Sandro Ivo Bartoli.
Abbiamo trasmesso Parliamo di musica, antologia personale di varietà, novità, interpreti e umanità varia a cura di Alberto Battisti.